visto il pubblico della Lazio non solo in quanto molto numeroso, ma anche facendo un tifo incredibile. Siamo molto contenti, voglio dedicare questa vittoria per noi importantissima a mio fratello, che sicuramente oggi avrebbe provato una gioia incredibile. Oltre 60.000 spettatori, per quasi 2 miliardi e mezzo di incasso, le cifre di Lazio-Juventus giocate in un clima da primavera inoltrata. La Juventus si presenta subito al quarto con Baggio che scarica una punizione poco oltre l'incrocio dei pali. Poi la Lazio comincia a organizzarsi e al quinto, su angolo di Troglio, Gregucci vede la sua incornata ribattuta da Marocchi sulla linea. Ma la Juve pian piano sale di tono, pressando i biancocelesti nella propria metà campo. Poco oltre il quarto d'ora, l'occasione più ghiotta per i bianconeri. Da Esler a Casiraghi, che vede entrambe le proprie conclusioni ribattute da un fiori superlativo. Intanto l'argentino Troglio cresce a vista d'occhio e il centrocampo dei romani reagisce prendendo il sopravvento su quello juventino. Il gol laziale arriva al 35esimo, sempre Troglio imposta su Pin che scambia con Baci, a fondo del capitano e traversone, tocca di Agostini ed in acrobazia il tedesco Riddle batte tacone. Una bella soddisfazione soprattutto per i ragazzi, per me anche insomma. Però direi che ci hanno fatto soffrire perché il secondo tempo sono venuti fuori molto bene e quindi è stata una partita molto combattuta. Nella ripresa Manfredi presenta Corini al posto di Fortunato e la Juve si sbilancia ancora più in avanti alla ricerca del pareggio, ma esponendosi di conseguenza al contropiede quasi involontario della Lazio. Alla secondo, punizione del solito Baggio all'incrocio e Fiori si salva in angolo. All'ottavo ancora Baggio scende e crossa per Schillaci che liscia completamente il pallone. Contropiede laziale, da Troglio a Sosa che lancia Sergio, pronto cross del terzino e tacconi allontana, riprende Troglio, sempre lui, e ancora una palla al centro che Riddle tocca di testa. I difensori aiutano tacconi a bloccare il pallone. Alla 26esima punizione di Sosa è un bolide che tacconi ribatte a pugni chiusi. L'ultima occasione è per la Juventus. Appoggio di Baggio al centro e conclusione volante di Casiraghi, troppo centrale per impensierire Fiori. La partita finisce in un tripudio dei romani. In casa juventina, aria pesante e non solo da oggi. Quando un comandante ha la sua squadra che non va bene, ci mancherebbe anche che non ci sia l'autocritica. Allora sì, vivrei in un mondo di presunzione che sicuramente non mi piace. Io dico che molte colpe le ho io, perché sono io che guido questa squadra. Però sono tutte cose che si fanno nell'intento di far bene e non sicuramente di far male, questa è la cosa che mi lascia più tranquillo. In questo momento bisogna stare tutti uniti, tutti in un corpo solo e cercare di arrivare alla fine della stagione sportiva nel modo migliore, tentando di ottenere i migliori risultati ancora possibili. Fra l'altro siamo ancora in gara nella Coppa delle Coppe, quindi a quella Coppa adesso evidentemente ci teniamo ancora di più. Ecco.